Ciao ragazze, buongiorno. Oggi voglio parlarvi di quello che è l'outfit minimal chic e di che cosa intendiamo proprio con questo termine particolare minimal chic. Poi ne creeremo uno assieme, in modo da capire come e quali sono gli elementi che lo caratterizzano per poterlo far entrare nel nostro, diciamo, guardaroba. Innanzitutto, il minimal chic come termine non è stato coniato subito per la moda, ma è stato coniato proprio per l'arredamento e in realtà per la decorazione di interni, per l'arredamento di interni. Nasce proprio dalla volontà di voler arredare quelle che sono case importanti, quindi ville piuttosto che open space molto importanti, che però all'interno avessero delle forme molto molto essenziali e nello stesso tempo di altissima qualità. Per questo è nato il minimal chic, perché vuole esaltare quelle che sono le forme del contenitore e quindi non attrarre l'occhio su quello che è appunto il decoro che va inserito all'interno. E così è un po' l'outfit minimal chic anche per noi. La cosa fondamentale appunto per sposare questa filosofia del minimal chic è proprio quella di renderci conto che dobbiamo essere noi ad emergere prima degli abiti che andiamo ad indossare. Per cui tutte le linee e i colori che andremo ad inserire nel nostro outfit minimal chic saranno delle linee e dei colori che arrivano, diciamo, un punto dopo di noi, che ci servono per esaltare la nostra figura, ecco, per cui ci aiutano a sottolineare i nostri colori, i nostri tratti e soprattutto il nostro stile. Vediamo com'è costituito un outfit minimal chic, così lo possiamo creare insieme. Quali sono le caratteristiche di questi outfit minimal chic? Innanzitutto, ovviamente, il minimalismo, quindi l'essenzialità che va rappresentata sia in quelle che sono le forme che in quelli che sono i colori. Essenziale perché? Nelle linee, innanzitutto, perché si parla sempre di linee molto morbide, molto asciutte e diciamo così, che cadono addosso senza lasciarsi, come dire, sedurre da quelli che sono i fronzoli, ecco, per cui linee molto molto morbide e molto asciutte. Una cosa che mi piace molto infatti del minimal chic, soprattutto degli outfit, è che solitamente si tratta appunto di comfort fashion, cioè di elementi e di tessuti che sono confortevoli proprio perché hanno delle forme, dei tagli molto molto eleganti e molto minimali. Seconda cosa è il colore. Il colore è una delle cose che per quanto riguarda l'outfit minimal chic è davvero un, diciamo così, un punto di denotazione di quello che è proprio questa filosofia degli outfit. Allora, quello che piace a me, devo dire, è proprio inserire qualche colore forte, ma altrimenti tutti i colori minimal chic sono colori legati ai colori naturali, quindi ai colori delle terre, ai colori crema, ai colori che vanno benissimo anche, per esempio, in qualunque stagione, ma vanno benissimo proprio anche in questa stagione, perché si adattano benissimo a quelle che sono le tendenze a 360 gradi di tutto l'anno. Per cui sono colori naturali, dicevamo, che spesso si sposano appunto con i colori delle terre. A me, come minimal chic, piace sempre inserire anche i colori molto accesi, diciamo così, perché sono dei colori, a me piacciono i colori in generale, per cui è bello inserirli all'interno degli outfit, è bello però poterli abbinare sempre con questi colori naturali. Per cui si può certo, diciamo così, inserire un arancio piuttosto che un rosso, piuttosto che un verde, sempre presi dalla natura, perché la natura in realtà è colorata, però poi vanno un pochino calmierati, un po' dosati, per cui se si tratta di un outfit completamente rosso, come quello che può essere un abito rosso, le linee devono essere molto molto minimali, molto essenziali. Mentre se si tratta di un solo elemento all'interno dell'outfit, per esempio, potrebbe essere un top sull'arancio piuttosto che una gonna verde, ecco, questo va sempre calmierato un pochino da quelli che sono le linee, quindi saranno degli elementi molto essenziali e abbinato comunque a quelli che sono i toni naturali, appunto del crema piuttosto che dei marroni, i neutrals, così si definiscono. Una cosa che mi piace molto, infatti, dello stile minimal chic è che è effortless, si definisce così, cioè è un'eleganza innata senza sforzo, per cui non ci sono elementi che urlano, non ci sono brand che emergono, non ci sono loghi particolari. Quello che emerge in realtà è la qualità. Sì, perché un altro degli elementi importanti proprio del minimal chic è la qualità dei tessuti, per cui si scelgono sempre materiali molto molto pregiati, a partire dalla seta piuttosto che il cashmere, piuttosto che può essere anche
anche il cotone è 100%, ma deve essere un filato davvero di alta qualità. Questo perché? Perché essendo minimale, questo outfit minimal chic, diciamo così, avrà la garanzia innanzitutto per voi di durare molto a lungo. I tessuti di alta qualità hanno una durevolezza appunto importante, possono accompagnarvi per lungo percorso, diciamo così. E poi la cosa bella è che sono tutti abbinabili fra di loro. Sono tessuti che, per esempio, con una giacca in lino grezzo e un top in seta scintillante possono veramente aiutarvi ad affrontare qualunque situazione, sia dalla situazione più informale sia dalle situazioni invece molto formale. La cosa bella è che poi tutti i capi minimal chic possono essere abbinati veramente in modo molto semplice fra di loro, per cui sia i cardigan che i pantaloni o le gonne, avendo tutti i toni molto naturali e delle linee molto sobrie e molto eleganti, possono veramente creare uno stile ben definito con pochi pezzi. Ragazze, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella per restare aggiornati su tutti quelli che sono le novità e i nuovi video che verranno pubblicati sul canale. In particolare, ogni venerdì pubblicherò il Look of the Week con interessanti spunti per poter creare un outfit sempre nuovo. Per quanto riguarda l'outfit minimal chic, un'altra cosa che diciamo va a comporre il nostro outfit ed è davvero importante sono gli accessori. Gli accessori intesi come borse, scarpe e cinture. Nell'outfit minimal chic le cinture sono minimali, sono di alta qualità, sono solitamente di cuoio, comunque sono dei momenti, diciamo così, degli elementi che vanno ad impreziosire questo outfit così semplice e così elegante. Vanno a dare dei piccoli tocchi, dei piccoli accenni, degli accenti, ecco. Un'altra cosa importantissima invece sono sia le calzature che le borse. Ovviamente la forma è una forma minimale, per cui non ci saranno tacchi importanti o tacchi diciamo con plateau, ci saranno delle forme invece molto più sobrie, più eleganti, però uno Chanel per esempio è sempre una scarpa, un décolleté diciamo, è sempre una scarpa perfetta per quanto riguarda un outfit minimal chic, per cui non andrei a definire quella che è l'altezza del tacco, piuttosto la semplicità di linee, ecco. Un'altra cosa invece per quanto riguarda ovviamente le calzature, sono tutte le calzature flat che entrano perfettamente all'interno dell'outfit minimal chic, per cui dalle ballerine mie amate fino a qualunque tipo di sandalo flat, anche qualche ciabattina o per questa stagione per esempio gli stivali che sono compresi sia in qualunque loro forma, sempre in modo molto minimale, per cui con linee molto minimali, ovviamente di alta qualità, per cui nel diciamo nel guardaroba minimal chic ci saranno pochi pezzi, però saranno tutti di alta qualità, stivali e scarpe, calzature comprese. Le borse seguono la stessa filosofia, per cui ciò che posso consigliarvi è di scegliere sempre delle borse che, se saranno delle tote bag, cioè delle borse grandi, saranno delle borse che andranno ad impreziosire il vostro look, sempre esaltando quella che è la qualità del materiale e non diciamo avendo troppi loghi, troppi simboli, non emergendo troppo per quanto riguarda il brand, piuttosto emergendo per quelle che sono le linee particolari molto minimali, molto asciutte, ecco. Se invece si trattasse di una pochette, anche in queste cerchiamo sempre dei toni diciamo neutri e dei toni monocromi, per cui non fantasie, non borse floreali, non borse di questo tipo, ma per l'outfit minimal chic le borse e anche le pochette rimangono comunque nei toni diciamo così, se non monocromi, nei toni diciamo abbastanza uniformi della sfumatura, ecco. Un ultimo tocco da inserire nell'outfit minimal chic sono i gioielli. I gioielli nell'outfit minimal chic sono assolutamente di alta qualità, per cui si parla di alta gioielleria. Perché? Perché se vogliamo diciamo avvicinarci un pochino a quello che è il minimalismo e sposare questa filosofia di vita, non significa rinunciare, significa, per minimal chic, significa scegliere il meglio di quello che abbiamo a disposizione, per cui investire in un gioiello reale piuttosto che in 10 diciamo bijou ci aiuta anche a salvaguardare quello che è il nostro patrimonio. Non solo, la cosa bella dei gioielli è che poi, se sono di alta gioielleria, sono anche tramandabili, per cui invece di essere una spesa, diciamo, è un investimento per la propria vita ed è un piacere avere con sé sempre pochi piccoli elementi preziosi che vadano così a rendere scintillante quello che è il nostro outfit.
Ragazze, vi lascio giù il link per potervi iscrivere alla newsletter. La prima di settembre è uscita e voi l'avete ricevuta? Iscrivetevi giù, così io farò un nuovo invio fra qualche giorno in modo da poterla ricevere. Nella newsletter, oltre a sconti ed anticipazioni, riceverete sempre un pensiero sul quale riflettere, diciamo, durante il mese. Una delle più grandi icone di stile per quanto riguarda il minimal chic è Audrey Hepburn, e infatti voi conoscete la grandissima e famosissima immagine che lei riporta appunto di quello che è il suo outfit con queste collane di perle. Per cui siamo un pochino lontani da quello che è il minimalismo sobrio, solitamente delle forme squadrate e degli elementi così asciutti. Il minimal chic accende anche con qualche tocco di stile quello che è appunto un outfit molto minimale, molto asciutto e semplice. Allora, le linee semplici insieme a qualche tocco che definisca bene quello che è il vostro stile possono sicuramente aiutarvi a creare quello che è un outfit minimal chic, che può creare appunto un'ottima base per il vostro guardaroba ed essere utilizzato a 360 gradi per tutto l'anno. Ecco ragazze, spero che vi sia piaciuta questa carrellata del minimal chic, spero di aver definito un pochino insieme a voi quelle che sono le tendenze. Vi lascio comunque un video di ispirazione per quanto riguarda appunto le tendenze di questo momento, e vi lascio anche un video che aiuta, diciamo così, ad avvicinarci a quello che è il minimalismo. Vi mando un grande abbraccio.